calcio, basket, rugby e percorsi ad ostacoli. Piazza Aldo Moro a Bitonto si trasforma così in un centro sportivo dedicato ai più piccoli. Una mattinata dedicata infatti all'attività sportiva e alla sana alimentazione. Continuano le iniziative organizzate nell'ambito del Gala dell'Olio, la manifestazione che celebra l'olio extravergine d'oliva e che per 3 giorni porta nella città dell'olio una serie di iniziative ed eventi. La seconda giornata si apre all'insegna del divertimento con contest, laboratori didattici e sportivi organizzati dal Centro Sportivo Italiano Comitato di Bari. Sport è vita, è poi fatto in una piazza, ci dobbiamo riprendere le piazze, ci dobbiamo riprendere i nostri spazi che sono, come sono stati come sempre all'epoca, la strada. Ecco, riprendiamoci la strada con questo tipo di attività. Noi cerchiamo prima di formare dei ragazzi che siano pronti a tutto, ad affrontare tutto nella vita. Secondo noi lo sport è una delle armi migliori per insegnare i veri valori della vita a tutti i ragazzi, che sia rispetto delle regole, rispetto dei principi con i compagni, contro gli avversari. Cosa farete oggi? Oggi faremo dei piccoli tornei, poi ai nostri ragazzi faremo provare anche tutte le altre attività, anche perché questi incontri ci piacciono soprattutto perché ci sono tanti sport, oltre che la pallacanestro proveranno calcio, tennis tavolo, percorsi. Come vedete ci sono diversi tipi di sport, abbiamo allestito un campo da basket dove ci sono già una società che giocherà, farà allenamento, proprio i fondamentali del basket. Poi abbiamo il calcio a 5, il calcetto, dove anche lì i bambini faranno un po' di fondamentali di calcetto. Poi abbiamo la squadra di rugby che sta per arrivare, che è una novità per noi qui al centro sportivo, e faranno un'esibizione proprio perché anche il rugby è un'attività che sembra un po', come dire, pericolosa, invece no, ha molte regole ed è per tutti.